L'associazione Anche nasce nel 2005, è un'associazione femminile, dalla voglia in realtà delle socie, ad oggi siamo 16, di dedicarsi al sostegno e in qualche maniera al supporto delle donne che vi stanno vivendo, hanno vissuto, comunque si trovano in condizioni di fragilità dovuta alla violenza e ai maltrattamenti. Questa associazione diciamo, nasce subito con un intento molto operativo. Difatti, subito dopo noi abbiamo aperto il centro antiviolenza. Ad oggi abbiamo anche una casa rifugio, abbiamo uno spazio culturale femminile, ci accingiamo ad aprire un'ulteriore casa dedicata alla prima fuga, quindi all'emergenza. Perché le storie delle donne, le esigenze delle donne ti portano comunque a lavorare su più fronti, da quello che è il percorso di fuoriuscita dalla violenza, quello che l'allontanamento e non da ultimo proprio un percorso di autonomia, di empowerment femminile. Quindi il progetto si sposa alla perfezione con quello che è l'obiettivo in realtà dell'associativo, ma soprattutto del centro antiviolenza, che è far recuperare alle nostre donne che seguiamo l'autonomia. Questa autonomia è intesa sia da una relazione, quindi riappropriarsi della propria vita e quindi in qualche modo interrompere questa relazione con questo uomo maltrattante, ma sia soprattutto sostenere e aiutarla nella ricerca di un lavoro o di una prima occupazione, perché a volte sono donne che non hanno mai lavorato, o comunque un supporto anche qui nella ricerca di un'abitazione. Perché per affrancarsi definitivamente, insomma, da un uomo maltrattante, la donna in qualche modo deve essere il più possibile autonoma e indipendente. Come sappiamo, questo passa principalmente da un lavoro, da avere un'entrata mensile e anche dal poter avere quindi l'opportunità e le forze e comunque un sostegno nella ricerca di un'abitazione propria. Perché anche là, dar via dalla casa in qualche modo dove è abitato fino ad oggi con quell'uomo è anche un altro passo fondamentale. Nell'ambito del progetto il centro antiviolenza in qualche maniera ha l'obiettivo, effettivamente dei destinatari sono le donne del centro, quello di in qualche modo individuare quelle donne che hanno quindi la forza e la volontà e comunque di affrontare questo percorso di empowerment. Non è un percorso facile, quindi non è che proponiamo a tutte le donne che arrivano al centro, magari al primo colloquio, al secondo, al terzo, è un percorso che noi in qualche maniera diciamo, prospettiamo alla donna nella fase finale, quasi quando lei in qualche maniera si è rafforzata, ha fatto anche un po' un supporto psicologico, perché noi offriamo anche supporto psicologico con delle consulenze con le nostre psicologhe, proprio perché deve essere pronta a in parte aver risolto dei nodi del loro vissuto di violenza, quindi magari aver effettivamente sistemato delle questioni che sono, non so, una separazione, una denuncia, considerate che sono donne che magari hanno delle cause in corso, quindi udienze, quindi avere la possibilità di avere in qualche maniera risolto alcune questioni dedicate, relative proprio alla storia di violenza, ma soprattutto che si sono rafforzate come donne, come presa di coscienza e sono pronte quindi a rientrare o a entrare per la prima volta nel mondo del lavoro, anche perché questo processo di empowerment è un processo che mette molto in discussione la donna da altri punti di vista ed è anche molto stressante, perché più del 50% delle donne che noi seguiamo sono donne che hanno figli minori. Quindi comunque è un po' una rivoluzione, perché devono cercare di conciliare con la nuova vita lavorativa, con quello che è il ruolo di cura e di madre, perché molte volte questi uomini, questi maltrattanti, diciamo la maggior parte dei casi, fanno sì che mettono la donna nelle condizioni di dover abbandonare un lavoro o comunque di non proprio cercarlo, perché nell'ottica del controllo, obbligano le donne a restare a casa, quindi a dipendere totalmente in maniera economica da lui. Quindi in qualche maniera diciamo che la donna deve un po' rivedere quelle che sono state fino ad oggi le priorità, quali sono le nuove priorità e quindi avere la capacità di poter gestire adesso una vita molto più complessa, dove loro in qualche modo sono le capofamiglia di questo nucleo monoparentale ormai e quindi hanno
molte più responsabilità e molti più stress che devono, soprattutto emotivi, perché effettivamente il luogo di lavoro purtroppo, insomma per fortuna allo stesso tempo, è sia un'opportunità ma anche un luogo dove a volte si riattivano dei ricordi, delle dinamiche che portano le donne in qualche modo a viverlo male, a avere anche a un ritorno dei propri vissuti, esperienze pregresse. Quindi la buona riuscita di un percorso di autonomia comunque è fondamentale avere questa capacità, questo rafforzamento interiore. E in qualche maniera quindi il ruolo principale è quello dell'individuazione delle beneficiarie, abbiamo anche individuato una mentor, quindi una donna che in qualche modo può essere d'esempio alle nostre, alle altre donne, quindi una donna che ha finito il proprio percorso, una donna che ormai lavora, una donna in qualche modo riuscita anche in questa autonomia, che può essere quindi da modello e da supporto alle donne. E poi comunque indubbiamente il centro resterà un punto di riferimento per tutte le donne che in qualche maniera seguiranno questo percorso di autonomia con i partner di progetto. E pensiamo anche che grazie a questo progetto anche le donne che noi accogliamo nella struttura casa rifugio che abbiamo Casa Viola, quindi una casa a ingresso programmato, potranno usufruire quindi diciamo di questi strumenti. E che anche lì è fondamentale avere l'opportunità di farsi una vita su un altro territorio, soprattutto tramite il passaggio a un lavoro, un'abitazione e quindi a insomma, nuove prospettive, nuove aspettative di vita.